È tutta una commemorazione, tutto un simbolo, senza più nessun concetto da comunicare. Anniversario della morte di Garibaldi, di Falcone, di Borsellino, della Fondazione d'Italia. Festa dell'Unità, Festa della Repubblica, Natale, Pasqua, 2 giugno, 25 aprile. Giornata della memoria. Giornata del pianeta, giornata dell'acqua, giornata dello spazio. Festa dei nonni, giornata delle donne, San Pietro e Paolo. Santa Rosalia, anniversario della beatificazione di Madre Teresa. Primo dell'anno. Halloween, carnevale, giornata dei lavoratori, giornata delle stragi di mafia, Piazza Fontana, le Torri Gemelle, giornata dei morti sul lavoro, dei martiri, dell'Immacolata Concezione. Candelora, tutti i santi e anche i morti. San Lorenzo, anniversario della morte di Vittorio Gassman, di Nino Manfredi, di Totò, di Marco Pannella, di Giulio Regeni, il Ponte Morandi, la strage di Capaci, il maxi processo, il primo Friday for Future, il Pride, la marcia su Roma, i no mask, i no vax, i terapiattisti, i scientologi, femministe, TERF, MILF, LGBTQIK+. Anarchici. Rossi, neri, destra, sinistra, coccarde, gagliardetti, coppe, medaglie, bandiere, fasce, stemmi, loghi, marchi. Ogni giorno un nuovo ricordo smielato, una bella cerimonia che trasmette buoni sentimenti e non ci faccia mai dimenticare tutto quel che è successo, che ci ricordi, imperterriti, chi siamo, a chi o cosa abbiamo subordinato, o dovremmo subordinare, la nostra lealtà e dedizione. Visite, ambasciatori, firme, strette di mano, dialogo interreligioso, santo sepolcro, santa messa, la pietra nera, il muro del pianto, discorsi, lacrime, comizi, conferenze, ricorrenze, centenari, bicentenari, tagli del nastro, rottura della bottiglia sullo scafo di una nave sotto un tacco, brindisi, cin cin, fiocchi rosa, azzurri, confetti, bomboniere, abiti da lutto, fotoricordo, firme d'alta moda. Gesti scaramantici, crocefissi, stelle di Davide, il Corano, la Bibbia, le Upanishad, il patrono, la festa paesana, il ricordo del milite ignoto, dei giovani combattenti, dei partigiani, delle vittime civili, delle croce rossine, degli artificieri, degli aviatori, giornata degli alpini, giornata della birra, giornata della cultura scritta o dell'antifascismo, giornata dell'ambiente, giornata delle specie in via d'estinzione. Anniversario della nascita di Dante, di Tangentopoli, del terremoto dell'Aquila o di Amatrice, di Ustica o dell'omicidio Kennedy, giornata della liberazione, giornata dei genocidi, giornata degli armeni e dei sindacalisti. Associazione dei volontari, associazione di modellistica, dei reduci, dei discriminati, degli alcolisti anonimi e delle vedove, club di partito e religioni svendute dagli ambulanti più squallidi.
giornata contro la violenza sulle donne, contro gli abusi sui minori, contro il lavoro minorile, contro tutte le discriminazioni, contro il razzismo, festa del ringraziamento, della patria, dei padri fondatori, giornata per l'emancipazione degli afroamericani, festa del papà, anniversario della battaglia di Trafalgar, del fiume St. Creek, del Little Big Horn, della presa della Bastiglia, dell'occupazione del Cremlino, Ferragosto, giornata mondiale dello sport, Olimpiadi, Champions Mondiali, Premier League, campionato regionale, portabandiera, reggivessilli, arazzi, murales, lapidi, memoriali, statue! Giubileo, Agenda 2030, strage degli innocenti, Madonna del silenzio, Madonna del rosario, Madonna di Campiglio, Madonna del Carmine! Palloncini, lanterne, festoni, luminarie, alberi di Natale, torte di compleanno, candeline, tanti auguri, fiere, sagre annuali, anniversario della caduta del muro di Berlino e della morte di Aldo Moro, del disastro del Vajont e della fondazione di Roma! Oggi in Occidente siamo tutti infinitamente più liberi di quanto lo sia mai stato un qualunque nostro antenato. Sono concesse molte più libertà, sono accettate molte più particolarità, sono tollerate tantissime eccità più di prima. Proprio perché ora esiste chi ci concede così tanto, chi ci dà ogni giorno nuovi permessi e licenze, siamo sempre più vincolati e dipendenti da qualcuno. Oggi in Occidente siamo tutti infinitamente meno liberi di quanto lo sia mai stato un qualsiasi essere umano nella storia. Le libertà concesse non sono vere libertà, perché implicano la presenza di un grande concessore al di sopra di tutti noi. Chi può dare, può togliere. Ci permette sempre più varietà, sempre più scelta, sempre maggiore arbitrio e autodeterminazione, è quel complesso di cose e persone che prende il nome di cultura o di mentalità. Spesso poi incarnato da miriadi di istituzioni, tra cui solo le più clamorose sono la scuola, lo Stato, la religione. Se ne possono individuare singoli responsabili per singoli episodi, ma non colpevolizzare nessuno totalmente. La cultura e la mentalità, detenendo ed elargendo munificentemente le graziose libertà nominali e a volte fattuali di cui tanto ci pregiamo, e risultando così essere i nostri padroni più inflessibili, sono nella posizione di determinare la nostra identità. È ciò che nascerebbe teoricamente per ampliare il nostro spazio vitale, diventa poi il confine entro cui dobbiamo vivere. Cultura e mentalità si producono quindi nel florilegio di promemorie esistenziali che oggi appiattisce e vanifica il discorso pubblico, di pubblicità morali su tutto ciò che deve indirizzare e regolamentare la nostra condotta. Insomma,
di memoriali, ricorrenze, feste, simboli e ogni altro genere di feticcio sociale.